grazie a tutti per questa giornata. Allora, io lavoro in un centro antiviolenza, sono una coordinatrice di un centro antiviolenza e l'unico, ci sono centri antiviolenza in provincia e privati, pubblici, gli altri sono 5, in tutto sono privati. Come funziona un centro antiviolenza? Noi abbiamo, l'ambito di Lecce è composto da 10 ambiti, la provincia di Lecce, 9 ambiti su 10 sono coperti. C'è un centro antiviolenza che ha alcuni compiti ben precisi, quelli dell'ascolto, della codifica del bisogno, quella dell'orientamento della donna, perché una donna che viene a un centro antiviolenza non è detto che voglia farsi seguire, è nella sua libera scelta di farsi seguire e quindi noi non possiamo imporre nessun percorso né psicologico né sociale, quindi soprattutto se è una donna che non ha figli. Qualora invece viene da noi una donna con figli, noi come centro antiviolenza pubblico abbiamo l'obbligo della segnalazione alla procura, cosa che non ha questo obbligo il centro antiviolenza privato, perché lascia la donna la scelta con un consenso scritto, formale, affinché questa violenza assistita, che purtroppo è sempre presente nelle situazioni di violenza domestica, a inviare all'equipe. Oltre al centro antiviolenza c'è un'equipe multiprofessionale composta da 3 figure fondamentali, 2 provenienti dall'ASL, una psicologa, psicoterapeuta e un assistente sociale e una assistente sociale dell'ambito. Questa equipe ha il compito della presa in carico, ma sempre nel momento in cui la donna che è giunta al CAV dopo l'ascolto ha il percorso, vuole percorrere tutta una serie di tappe per arrivare poi alla presa in carico. Ascoltare una donna che ha subito violenza non è facile, quindi l'ascolto è fondamentale sia in termini professionali sia quando si tratta di un servizio dedicato, ma anche quando si tratta di un comando dei carabinieri, per esempio. Noi abbiamo riscontrato non in tutte le realtà una reale formazione in questo senso, quindi c'è veramente molto da fare. Poi è chiaro, è facile vedere le fragilità delle altre istituzioni, no? Io vedo le fragilità interne ma anche esterne, quindi non tutti sono preparati a fare gli ascolti e spesso gli ascolti sono molto superficiali. Io me ne sono resa conto quando accompagno le donne insieme al legale, insieme alla psicologa, presso i comandi o alla polizia. I carabinieri, lì non c'è un setting, ancora non è diffuso. È una macchia di leopardo, chiaramente a Lecce probabilmente c'è una realtà un pochino diversa, ma lì non c'è un setting per la donna e quindi spesso l'ascolto va anche contro la tendenza a utilizzare la metodologia dell'ascolto della donna con la donna. Non abbiamo carabinieri donne, abbiamo poliziotte donne, ma nella maggior parte dei casi sono tutti uomini. Noi abbiamo, la cosa interessante è che abbiamo una buona legge regionale, la legge 29 del 4 luglio, ha posto l'attenzione sulla prevenzione, proprio perché un fenomeno così di questa portata è mondiale, può essere contrastato solo attraverso una cultura del rispetto e quindi che interviene in maniera trasversale in tutte le istituzioni, comprese anche gli operatori della comunicazione, che devono smettere di fare pubblicità sessiste e quindi di far passare determinati messaggi ancora oggi. Quindi se la pubblicità mi ripropone ancora stereotipi di genere, dove questo è l'origine della violenza, è lo stereotipo di genere, ancora una cultura patriarcale di cui siamo invasi. Un'altra cosa che volevo sottolineare, il referto psicologico. Non esiste il referto psicologico, come si fa a valutare un danno psicologico? Se il magistrato prende in considerazione ancora oggi solo le ferite riportate, se sono congrue, se non sono congrue, e poi se la prognosi è di 19 giorni non c'è. La donna deve denunciare se vuole, non c'è l'obbligo della denuncia, mentre se è superiore a 21 giorni c'è l'obbligo della denuncia. Ma io ho visto una donna, se 3 giorni facessero la differenza su una violenza, come se quella violenza fosse più o meno grave. Io ho visto una donna con la spalla piena di lividi e il pronto soccorso ha dato soltanto 19 giorni. Quelle ferite possono sicuramente guarire in 19 giorni, ma la sua devastazione psicologica non guarirà mai. Infatti quella donna è dedita all'alcol, molte donne
sfociano nella depressione e nell'alcolismo. Un'altra lancia critica per quanto riguarda questa osservazione della parte sanitaria. Noi assistiamo ad un'assenza, non perché singolarmente ogni medico ha la sua sensibilità, ma davanti a questo fenomeno gli occhiali che usano sono completamente differenti. Si parla dei medici, medici di base, i pediatri ancora meno, ma i medici di base, i medici ospedalieri, il pronto soccorso, e sono sovraccaricati di lavoro, quindi veramente lì sono in prima linea, cioè non hanno personale. Avere una stanza dedicata, come adesso se ne sta parlando tanto in ospedale a Gallipoli, non significa nulla se poi lì non c'è un'equipe all'interno specializzata, formata, se non c'è un assistente sociale, se non c'è un medico, se non c'è una psicologa che dice: io intanto il medico fa il referto e mandiamo la refertazione per quanto riguarda i danni fisici, fra 5 giorni, 10 giorni, 20 giorni, dopo più colloqui, perché la donna ha bisogno di tempo per rielaborare la sua storia, per recuperare anche i ricordi del suo maltrattamento, che spesso li rimuove. Magari poi a seguito di domande gli vengono fuori i maltrattamenti durante la gravidanza, durante anche prima del matrimonio. Quindi il giudice che dovrebbe attendere anche il referto psicologico, ma qui siamo ancora a caro amico. Cioè io le volevo chiedere questa... proprio una cosa su questo aspetto, perché immagino che è una scena che accade molto spesso sia al pronto soccorso che col 118, immagino anche nei CAV, cioè una donna arriva in quel momento, si sente forte, no? E quindi decisa a denunciare, poi magari maturandolo nel corso dei giorni questo aspetto è portata a dire: ma chi me la fa fare? Magari il marito che cerca in qualche modo di convincere che ci siano dei cambiamenti, cosa può fare il CAV in quel senso? Sì. Cioè può obbligatoriamente andare avanti? O invece se la donna torna indietro? La motivazione del ritornare indietro è legata al fatto che la donna che subisce violenze è una donna che vive una dipendenza affettiva. Quindi come qualunque forma di dipendenza ha bisogno di tempo per decantare, ecco perché l'allontanamento da una parte è negativo perché lo allontana dal proprio nucleo, dall'altra parte è positivo perché tende ad allontanarsi da quel contesto anche diciamo di connivenza con la famiglia che era a conoscenza di queste violenze, che può in qualche modo tenerla un po' come dire un momento di decantazione, di riflessione. La dipendenza affettiva è gravosa quanto più tempo la donna ha trascorso con questo, col compagno, che spesso è appunto nella famiglia che si realizza questo, la violenza. Quindi diciamo che ha bisogno del suo tempo, noi non possiamo imporre. E il suo cammino è, però registriamo nel nostro centro antiviolenza che nell'arco di 2 anni le donne sono arrivate, non si sono fatte prendere in carico, quindi con percorsi dedicati alla psicoterapia, poi sono ritornate piano piano. La denuncia è un punto di arrivo. La rabbia sul momento può essere tale anche perché c'è il dolore fisico oltre che psicologico, però davanti la donna non ha una grande prospettiva, lascia la casa, non ha un lavoro. Il metodo Scotland ha funzionato perché l'80% delle donne lavora negli Stati Uniti. Parliamo dell'Inghilterra, della Gran Bretagna, dove il tessuto sociale è ben diverso, anche quello economico. La legge ci impone con i programmi con i programmi finanziati, perché la regione ha distribuito un bel po' di risorse ai centri antiviolenza sulla base di programmi, è chiaro, ha puntato molto sull'autodeterminazione e sull'autoimprenditorialità delle donne. Quindi questo è fondamentale. È chiaro, qui ci vuole la sensibilità delle aziende, delle fare cooperative, quindi è un problema che va affrontato in una maniera veramente a più raggi, dal punto di vista politico, organizzativo, secondo un'ottica olistica del tema.